Quesito 2 è una torta cilindrica sotto una cupola semisferica. Dimostrare che la torta occupa meno dei 3/5 del volume della semisfera. Torta cilindrica, il suo volume è pi greco r alla seconda per h. R è il suo raggio, h l'altezza. Volume della semisfera, la metà di 4/3 pi greco r al cubo, r grande, raggio della semisfera, legato al raggio della torta e la sua altezza dal teorema di Pitagora, r al quadrato più h al quadrato. Ci sono due modi per risolvere questo quesito. Il primo consiste nel considerare fissato il raggio della semisfera e far variare raggio e altezza in modo tale che la torta rimanga contenuta all'interno della cupola, prendendo il caso limite in cui la torta tocca, sfiora la cupola. Al variare di R e H, sempre nel rispetto del teorema di Pitagora, la torta avrà un volume più o meno grande. Cerchiamo il volume massimo, che vedremo si otterrà quando l'altezza della torta è il raggio della cupola diviso radice di 3. Tutte le altre torte, pure che toccano e sfiorano la semisfera, hanno un volume minore del volume massimo, cioè di questa torta qui che ha h uguale r su radice di 3. Allora, se verifichiamo che per calcolo diretto questo volume massimo della torta è minore dei 3/5 del volume della semisfera, automaticamente tutti gli altri volumi delle altre torte, per esempio la torta che tocca in questo punto, saranno tutti volumi minori, anche loro di 3/5 del volume della semisfera. Quindi dobbiamo risolvere un problema di massimo. Questo è il volume della torta, ha due parametri, ma sono legati da questa relazione. Quindi esprimiamo un parametro in funzione dell'altro, conviene esprimere r al quadrato in funzione di h, con questa formula inversa. Quindi al posto del raggio della torta r minuscolo al quadrato mettiamo il raggio maiuscolo al quadrato meno h al quadrato, cioè il raggio della semisfera al quadrato meno l'altezza della torta al quadrato. Svolgiamo i calcoli e abbiamo quindi un'espressione per il volume delle torte in funzione dell'altezza variabile, mentre invece il raggio della semisfera è fissato. Facciamo la derivata di questo volume in funzione dell'altezza. Questa è la derivata, che in pratica ha l'andamento di una parabola con la concavità in basso, meno 3h alla seconda. Richiediamo che questa derivata si annulli, lo fa quando questo fattore è uguale a 0, cioè h alla seconda è il raggio al quadrato 1/3, cioè h è più o meno il raggio della semisfera diviso radice di 3. Questi sono i due punti in cui si annulla la derivata. Abbiamo detto che la derivata è una parabola con la concavità in basso, quindi i valori esterni, la derivata v1' è negativa, valori interni positiva. Questa funzione descrive l'andamento crescente o decrescente del v1, del volume della torta. Quindi il volume della torta diminuisce, dove la derivata prima è negativa, poi cresce e poi di nuovo diminuisce. Quindi il volume della torta qui ha un minimo relativo, qui un massimo relativo. Naturalmente questo schema è valido soltanto per h positivi o nulli, perché non ha senso una torta con un'altezza negativa. Quindi il volume della torta presenta un massimo in corrispondenza di questa altezza, r della semisfera diviso radice di 3. V1 max è il volume della torta quando h è r su radice di 3, e in quel caso il raggio della torta, che era dato dal raggio della semisfera al quadrato meno h alla seconda, diventa r2 meno r2/3, perché h è r su radice di 3, quindi diventa 2/3 r alla seconda. Perciò il raggio della torta è radice di 2/3 per r, circa 0,82 r. Per calcolare questo volume massimo, quindi, utilizziamo la formula del volume del cilindro di prima, ma al posto di r alla seconda raggio della torta mettiamo 2/3 r al quadrato, eccolo, e al posto di h mettiamo r/3, r su radice di 3. Il risultato del volume massimo è questo. Vediamo il suo rapporto con il volume della semisfera, che era 2/3 pi greco r al cubo. Fatte le semplificazioni rimane 1 su radice di 3, che è circa 0,58, e minore di 3/5, che è 0,60. Quindi tutti gli altri volumi della torta, al variare della sua altezza, sempre nel rispetto però del teorema di Pitagora, in modo tale che la torta tocchi la superficie semisferica, quindi tutti gli altri volumi della torta sono minori di questo volume massimo che abbiamo trovato qua, il quale è minore dei 3/5 del volume della semisfera. Di conseguenza tutte le torte
hanno un volume minore dei 3/5 del volume della semisfera.